Noi abbiamo incontrato questo straordinario personaggio, il maestro Silla Ferradini, che ha compiuto parecchie opere nella sua vita e ha voluto, all'interno di questo palazzo straordinario che è la sede della Confcommercio di Milano, lasciare una testimonianza della sua opera e ha scelto questa città sull'acqua, molto evocativa per quanto riguarda la città di Milano. Ci è stata donata l'opera con l'impegno che sia esposta all'interno del nostro palazzo. Proprio davanti all'ingresso dell'associazione e soprattutto del patronato. E molti entravano e ci chiedevano chiarimenti su questa strana opera, perché naturalmente per noi era strana. E allora abbiamo detto, ma perché non far capire cosa c'è dietro a questo ferro, e soprattutto era interessante questo binomio Milano-Città d'Acqua. La storia di questa opera è che è la terza di una serie di tre scacchiere, perché è evidente l'architettura della scacchiera, è venuta fuori questa storia Milano la città sull'acqua, perché all'inizio queste specie di gambe che la tengono su sembrano gambe, e invece no, poi guardando mi sono reso conto, ma queste sono palafitte. Allora Milano vive su un acquitrino. I primi tempi che c'era la linea 2 della metropolitana, Portogeno veniva sull'acqua, e quindi ho detto, ragazzi, ma allora questa è Milano la città sull'acqua. L'aspetto creativo è che era stata fatta per andare a un simposio di scultura che era all'aperto, e quindi l'acciaio inossidabile, perché le altre sculture in ferro ovviamente non potevano andare in tempere, anche se trattate, eccetera. Quindi l'acciaio inossidabile era perfetto per leggere a questa condizione in un parco aperto. Come l'ho vista, ho rievocato in me quello che ho studiato, essendo archeologa, sulle origini della città di Milano. Fin dall'epoca celtica Milano viene fondata proprio perché è legato a un territorio ricco di acqua, Mediolanum, l'origine del toponimo forse legato al concetto delle acque circostanti, e poi questa presenza dell'acqua di falda molto superficiale che ha costretto gli architetti romani già 2000 anni fa ad adottare un sistema particolare di costruzione, per cui sotto le fondazioni c'è tutto una città, diciamo, di palafitte su pali di legno, e quindi è molto stratificata la città in verticale. Molte di queste palificazioni esistono ancora nel sottosuolo, sono ancora da scavare, poi ci sono i muri di fondazione romani, poi ci sono gli elevati romani, poi c'è la città di oggi, poi ci sono i grattacieli di Gaio Lenti, di Porta Nuova, ed effettivamente la scacchiera, forse anche inconsapevolmente, racchiude tutta la storia di Milano in un'unica opera. Questo è un palazzo che quotidianamente viene visitato, perché sta sui libri, sta sulle guide e in quest'ambito è presente la scultura di Silla Ferradini, e questo ci fa molto piacere.